Salve a tutti, oggi voglio parlarvi di un video che ho visto oggi di risposta a una notizia falsa, come tante altre, girate di recente e non solo di recente in rete, rimbalzate di qua e di là. Tutto parte dall'ANSA che dà la notizia, l'ennesima notizia di bambino vegano in gravi condizioni, insomma, sapete il tipo di notizia. Bambino vegano, genitori che lo nutrono male, ricovero, a volte morte, a volte, insomma, gli articoli sono quelli. Mi sono sempre informato su questo tipo di articoli e praticamente sempre le notizie erano false. Ogni volta che leggevo una notizia del genere, poi approfondendo scoprivo che la notizia era falsa. Nel senso che il bambino non era vegano, mangiava il formaggio, mangiava il pesce e via dicendo. Mi sono spesso ritrovato a discutere con persone riguardo questo tipo di articoli e io ho sempre detto sono notizie false, non è vero niente, poi si è scoperto ma nessuno ha pensato bene di rettificare o altro e la gente mi ha sempre guardato un po' come dire con sospetto, magari pensavano che io fossi di parte, no? Per quanto uno possa essere di parte, nel momento in cui tu hai le prove o comunque svolgi le ricerche giuste per poter dimostrare che qualcosa è falso, puoi essere di parte quanto vuoi, ma i fatti sono fatti. A questo proposito stavo guardando questo video, è un intervento in Senato dell'onorevole Lello Ciampolillo, Movimento 5 Stelle. A quanto pare, io non lo sapevo, ma a quanto pare questo parlamentare ha operato diverse indagini su questo tipo di notizie. La sua battaglia sta proprio nel smontare questo tipo di fake news, riferendo in Parlamento il fatto vero, oltre alle notizie. Grazie Presidente. Mi riferisco, vorrei portare all'attenzione dell'Aula circa quella notizia che è stata diffusa dall'ANSA domenica pomeriggio. Vi leggo il titolo: Bimbo di 2 anni, figlio di vegani, ricoverato per nutrizione in ospedale a Nuoro, è grave. Ebbene, questa notizia che è stata rilanciata da tutte le testate giornalistiche possibili e immaginabili, altri siti web, TV, radio, stampa, carta stampata. Questa notizia è falsa, completamente falsa e soprattutto tendenziosa. Questa notizia dell'ANSA sulle gravi condizioni per malnutrizione di un bambino di 2 anni, figlio di genitori vegani, ricoverato presso l'ospedale di Nuoro. Ho telefonato, ho parlato immediatamente domenica pomeriggio e mi hanno passato il reparto di pediatria. La prima cosa che mi hanno detto alla mia domanda, innanzitutto la bambina o il bambino, insomma, poco importava. E in condizioni gravi? Risposta: no, non è in condizioni gravi, altrimenti sarebbe in terapia intensiva. Al che ho contattato la dottoressa Grazia Cattina, che è direttrice ASSL di Nuoro, e non solo i medici dell'ospedale, quindi anche la dottoressa Grazia Cattina ha riferito di aver chiesto all'ANSA la smentita della notizia. E vi leggo la mail della dottoressa Grazia Cattina: ci dissociamo formalmente da quanto riportato su stato di salute e condizioni degli ipotetici interessati, nonché sulla ricostruzione dei fatti e sulle azioni della nostra struttura. La dichiarazione a me attribuita non corrisponde a quanto effettivamente detto, chiedo rettifica. Si tratta quindi, colleghi, e per chi ci ascolta da casa, di un nuovo vergognoso esempio di falsa e sleale informazione, asservita alle multinazionali del settore, appassionate probabilmente di McDonald's e Burger King e terrorizzate dalla enorme diffusione delle buone pratiche alimentari promosse dalla cultura vegana. Voglio ricordare che anche tutti gli altri casi sono stati da me personalmente smentiti. E ricordo la bambina ricoverata all'ospedale di Genova, al Gaslini, vegana, mangiava il parmigiano. Il bambino di Belluno, da me contattato, il dottor Tanzella, della direzione, il direttore medico della direzione sanitaria, mi riferiva: il bambino non è vegano. Quello di Milano, il bambino di Milano, dell'ospedale Fate Bene Fratelli, professor Luca Bernardo, primario, mi diceva: assolutamente i problemi che ha questo bambino non c'entrano nulla con l'alimentazione vegana. Anzi, che è giusto che lo sappiate tutti, a Milano il professor Bernardo ha aperto un ambulatorio per mamme vegane
che e bimbi vegani dalla nascita, e alla mia domanda, ma di questi bambini vegani quanti si sono ammalati? Risposta zero. All'altra mia domanda, ma voi in pediatria al Fate Bene Fratelli ce li avete i bambini malati vegani, vero? Dice sì, i bambini malati, sì. E di questi quanti bambini vegani arrivano in pediatria malati? Risposta nessuno. E allora questa è l'ennesima fake news, l'abbiamo smentita ufficialmente, ringrazio i colleghi, e la cosa più bella è che l'ANSA, a richiesta della dottoressa Cattina che chiedeva la rettifica, non ha fatto la rettifica. Sapete cosa ha fatto? Ha cancellato la notizia, il che dimostra che era falsa la notizia. Però l'ANSA doveva smentirla, è la più grande agenzia giornalistica italiana, è conosciuta in tutto il mondo. Questo è un fatto grave, quindi dovrebbero tutte le testate che hanno scritto, hanno riportato questa notizia falsa, dovrebbero fare tutti rettifica. Grazie, Go Vegan. Cos'altro c'è da aggiungere? Lui parla di lobby, di media serviti alle lobby. Non è la prima volta che in Italia si parla di media serviti. E perché non ha una lobby che fattura milioni di euro? Il giro di denaro è pazzesco. A cosa serve tutta questa disinformazione? Qual è il vantaggio per queste persone? Spaventando il consumatore su determinate scelte, non fai altro che riportarlo sulle sue consuete abitudini alimentari, il che comporta che la lobby, l'azienda, potrà continuare a vendergli quel prodotto senza paura che lui cambi, senza paura che lui applichi un consumo critico e magari nel tempo cerchi di cambiare. Perché? Perché è spaventato dalle notizie, spaventato da questo terrorismo psicologico. Riguardo i siti che poi vanno a ripubblicare, io non penso che questo complotto sia mondiale, eccetera eccetera. Ci sono anche siti che prendono la notizia e dicono sì, effettivamente questa notizia è oro. Non farebbe ugualmente notizia bambino mangiatore di carne ricoverato in fin di vita in condizioni pessime per obesità, ricoverato per diabete, ricoverato per insufficienza renale? Non è la stessa cosa. Poi certa gente si fionda su questi articoli come le api sul miele. Bambino vegano, ah oddio, finalmente l'articolo che sostiene il mio pensiero. La gente vuole sentirsi dire quello che vuole sentirsi dire. Alla gente non interessa la verità, vuole essere rassicurata sulle sue certezze, senza voler andare oltre. Ma la realtà è un'altra. Che volta dovrai pur dire, mi sono sbagliato su questa cosa? Per chi sapeva già, per chi conosceva già queste cose, è il momento di cominciare a condividere. In descrizione metto il link al video. E chi invece non ci credeva, è arrivato il momento di convincersi che è in atto un processo di disinformazione a favore di qualcuno e ai danni di qualcun altro, cioè noi consumatori. Qualunque sia, insomma, il vostro stato, è bene che operiamo dei cambiamenti nelle nostre vite. È ora di finirla con queste bugie. Per oggi è tutto. Enjoy!